E cari amici, siamo in provincia di Ivrea, nel Canavese, e la città qual è? La città è Candia. Candia Canavese. Siamo precisamente a Candia, nel Canavese, provincia di Ivrea. Gennaro Gelmini, Albifoto, Alberto, ciao. Conosciutissimo su YouTube. Stefano Urbez Urban, anche lui il meglio di YouTube, è il grande mitico youtuber Mauri, quindi ci siamo veramente tutti. Diceva lui, sono piccolo piccolo. Al 30 di settembre 2018. E siamo qui a un posto che praticamente, cos'era? La Carità. Sì, è un luogo Carità per i poveri, però mi sa che era talmente fuori mano che i poveri non ci venivano e per questo è stato chiuso. Beh, bene cari amici, faccio una panoramica allora, sì, faccio una panoramica del posto, benissimo, benissimo, e questo è l'urbex che andiamo a visitare, è un posto incredibile, cari amici. E lo visiteremo tutto per la vostra contentezza, cari amici, che state a seguirci e ve lo mostreremo in ogni suo ambito. Ci saranno delle stanze, varie stanze, dove stava la gente che veniva ospitata qua, le persone che venivano ospitate, e quindi andremo a scoprire il tutto al 30 di settembre 2018. Campagna piemontese, cari amici. Ecco, cari amici, si inizia. Siamo a Ivrea e queste sono le chiuse di Ivrea. E noi iniziamo ad andare verso l'urbex. Villa con piscina e le chiuse. Qui ancora delle chiuse, il fiume che continua da questa parte con le chiuse a Ivrea. Ecco qua gli sbarramenti e si continua. Bello, il fiume con le chiuse. Siamo venuti da di là e la strada si inerpica di qua. E cari amici, il luogo dove dobbiamo andare è sopra quella collina. Allora, cari amici, siamo qua, tornati in Piemonte, in provincia di Ivrea, e abbiamo alla grande, quindi, Gennaro Gelmini, Albifoto, conosciutissimo, sul tubo, e youtuber Mauri, il grande youtuber Mauri, Stefano Urbez Urban, e siamo tutti del mondo di YouTube, siamo tutti youtuber. Lui è il più famoso di tutti, perché poi da quanti anni Albifoto fa i video? 2013. Ecco perché, quando si fa da tanti anni si fa esperienza e si diventa famosi. Bene, 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 benissimo, benissimo. E quindi il nostro grande gruppo di oggi, al 30 di settembre 2018, con Gennaro Gelmini ovviamente. Andiamo a continuare a perlustrare, a iniziare, quindi abbiamo fatto, vediamo pure da dove siamo partiti,
poco prima che abbiamo salutato per iniziare questo video. Saliamo, benissimo. Saliamo, andiamo a una bella stanzetta da cui inizieremo poi le nostre riprese. Bene, iniziamo, cari amici. Venite con noi, cari amici che ci seguite da casa, perché è un bel urbex. Poi un minutino cercheremo anche di spiegare un po' la storia di questa struttura, qualcosina, qualche parola, però la faremo anche nella stanzetta di là. Quindi adesso bene, vediamo se è una bella stanzetta. Cos'è la stanzetta della TV forse? Oh, la stanzetta per la e la andiamo ad esplorare. Quindi bene. Questa bella stanzetta luminosa, mettiamo su quello tutti qua, fanno attenzione ai vetri, allora facciamo il video dal vetro, tutti qua, sì, metti pure lontano, così allora, dobbiamo spiegare la storia della struttura. Magari allora aiutateci un po', Stefano e Albi. La storia della struttura. La struttura è stata aperta negli anni 60 e ha funzionato fin da subito come ospizio gestito dalla Chiesa e dalla Caritas. Era di proprietà del Vaticano e ci sono ancora adesso online alcune fotografie degli anni 60-70 perché era un luogo molto rinomato. E intorno alla fine nel 2000-2001 ha chiuso, infatti cercando su internet c'è ancora il sito internet, pensate, di questa struttura, dove in una pagina c'è scritto che c'era l'ostensione della sindone dell'ottobre 2000, quindi è rimasto praticamente tutto quanto fermo dal 2000. E quindi, cari amici, una struttura con una storia che può avere un futuro. Qual è il futuro? Di nuovo a ripetersi come nel passato. Quindi, quando ripresa, che progetti ci sono? Nel 2015 la struttura è stata venduta da parte del Vaticano a dei privati. Questi privati hanno come progetto quello di trasformare l'edificio in un ospizio per anziani. Però le cose ovviamente sono ferme. Però cari amici, dobbiamo dare un futuro, questo qua è una speranza, anche se è rimasto nel limbo del non si sa. Allora veniamo noi, veniamo qua pure, siamo tutti da vicino, perché ce la fai? Sottofondo. Mi raccomando, noi sapete, noi facciamo urbex, facciamo arte e quindi è giusto che l'arte venga premiata. Seguiteci ai nostri canali, quindi al canale di Tenera Giulmini, iscrivetevi, like, canale YouTuber Mauri, iscrivetevi, like, canale Albi Foto, iscrivetevi, like, al canale Stefano Urbex Urban, iscrivetevi, like, se potete. Ovviamente, però ricordate, fatelo per l'arte. E noi oggi siamo qui per l'arte, quindi bene, è un bel premio a premiare l'arte. Fantastico Urbex a 4 e Fantastico Urbex in gruppo, quindi. Quindi vedete, cari amici, gli Urbex si possono anche fare in compagnia, si possono fare anche in gruppo, ed è una giornata fantastica. Quindi, ultimi pensieri generali, così cosa possiamo dire? Bel posto, bel posto. Poi, interessante. Oggi interessante e sembrava che venisse a ricarica. Sì, a ricarica. Allora, è il 30 di settembre. 2018, siamo nell'emisfero nord, in Italia non può nevicare, no, aspetta un attimo. Allora, poteva venire a piovere, però c'erano delle nuvole pazzesche. No, stamattina alla Regia c'erano delle nuvole pazzesche, dove sono partito.
adesso si sta benissimo, è venuto il sole, poteva venire a piovere. Anzi, io al Mauri gli ho telefonato e gli ho detto, Mauri, ma puoi portare l'ombrello? E lui era già partito da casa e non l'aveva portato. Però è venuto il sole, quindi l'idea addirittura che potesse piovere. Certo, poteva nevicare se andavamo a 3.000 metri. Io ho sempre, ecco, io pensavo al fatto della Val d'Aosta, perché comunque qua siamo ai bordi con la Val d'Aosta, siamo in provincia di Ivrea vicino alla Val d'Aosta, c'è un'acqua di montagna fantastica e bisogna pensare alla neve della montagna. Ogni tanto sappiate non fa più niente. Abbiamo riso un po'. Benissimo, al 30 di settembre 2018, Gennaro Giannini, YouTuber Mauri, Albifoto e anche Stefano Urbex Urban. Fantastico. Ah, salutiamo Wolverine, il mio caro amico. Ah, Wolverine. Sì, Wolverine, salutiamo. Ha visto anche lui un like, un'iscrizione al suo canale. E metterò poi tutti i link sotto il video, quindi potrete andare a fare iscrizioni. Bene, bellissima, fantastica giornata. E cari amici, è stata una fantastica giornata qua dal locale TV che è rimasta la poltrona. Bene, caro Renato e cari amici, siamo qui in quello che una volta era il teatro. O il teatro? Qualcosa. No, io penso che era un teatrino. Potrebbe essere un teatro. Le trovi, no? Le cose così. Io non penso che fosse sì, un posto. Perché qua c'è la porta che vive qui. Non è che facevano tanti convegni qua. Io penso che era proprio la stanza teatro. E qua facciamo teatro. Sì, sì. Prima abbiamo fatto il video con Mauri e veramente si accendeva quando noi facevamo teatro. Perché comunque l'arte evidentemente è una cosa apprezzata al mondo. Quindi vivere per l'arte significa anche veramente. Adesso veramente vivere. Si accenderebbero qualcosa vivere con la presenza di qualcuno. Mauri, quindi vivere per l'arte è vivere per gioia, perché bisogna dare un senso alla vita, no? Perché allora, le cose sono stanno così, o c'è la vita o purtroppo c'è la morte. Sì. Quindi naturalmente scegliamo la vita. E la vita però scegliamo di vivere per la vita. Certo. E per vivere la vita è bello anche apprezzare la vita tramite l'arte. Giusto, giusto. Beh, ma sono cose assolutamente certo benissimo. A parte del teatro, magari prima c'era un po' di fratello in più, che il K2 è lo strumento per misurare eventuali presenze, suonava proprio nel video del Mauri, ma che ora si è visto che potete vedere sul canale tutte le materie scarpe. Bene, e allora continuiamo, Mauro. Giusto. Ah, abbiamo la nuova videocamera. Sì, nuova videocamera. Sì. Ho prestato la mia, quella vecchia, per il corso, ma ci siamo. Quando siamo andati alla Casa Rossa, con Mauro, il giorno prima, alle 10:30 di sera, alle 22:30, si è rotta la mia videocamera, me l'ha prestata la mamma. E adesso, meno male, ne ho una. Che lo sbaglio, insomma. Vabbè, ma poi vedrai che ne sta volta. Bene. Allora continuiamo a filmare. Sì, continuiamo a filmare, ti tengo il lavoro. Ma allora, no, ma Mauri, magari filmi tu e io vado avanti. Questo è lo svito, scusate cari amici. Mauri, allora le impressioni? È un posto non tanto vecchio, è un po' di moderno, sembra un po' moderno, si vede che è un posto di questi ultimi 20 anni, costruito negli ultimi 20-25, abbandonato nel 2001 e niente, di conseguenza adesso è vandalizzato, soprattutto perché sarà 15 anni che è, però l'hanno distrutto tutto, vetri, sfondato, è stato, ed è in abbandono da 15 anni circa, però si vede che è un posto un po' nuovo, moderno, non è vecchio, vedete, uscite d'emergenza, ci sono tutte sì, cose moderne che
fino a 15 anni fa era aperto, poi ha chiuso, si vede che qui era troppo fuori mano. Bene, allora Mauri, tieni pure, okay. Le cose le puoi mettere via e okay. Facciamo così. Okay, e quindi siamo qua nella stanza del teatro. Prendi la torcia, Mauri, e così adesso continueremo a visitare la zona. La zona, questo luogo, è in mezzo alla foresta, in mezzo ai boschi. Ebbene, continueremo. Sì, la torcia per forza, perché. La torcia per forza, ma, perché. Però ci sono... non c'è tanti posti bui, però non è il caso. Sì, però passiamo dal chiaro all'oscuro. Invece io chiaro e oscuro. Meglio. Bene, bene, cari amici. Allora prendo la torcia. Sì, tu prendi la torcia e io ti vengo dietro. Questo la metto via. Prendo la torcia. Questo la metto in borsa. Allora, quindi questa. Dalla stanza del teatro partiamo di nuovo, perché poi bisognerà montare il tutto insieme all'entrata, quindi vedrò un po' come fare, facciamo vedere il gruppo prima, quindi sarà nel video che facciamo vedere il gruppo, dopo l'entrata e poi qui. In realtà abbiamo fatto prima vedere il gruppo, poi un po' il video del Mauri e poi partiamo dal teatro. Comunque tanto. Sempre il 30 settembre 2018. Siamo al 30 settembre, già a fine mese, caro Gennaro. Fine mese di settembre, benissimo, ma andiamo verso tempi belli, verso cose belle. Quindi bene anche che passa il tempo e noi passiamo il tempo con l'arte. E qua, quindi dalla stanza del teatro si parte. Bellissimo posto, panorama ci è piaciuto. Ah, Mauri, puoi anche tenerlo con la cinturino, così non lo perdi. Benissimo. E cari amici, continuiamo. Qui ci sono varie stanze. La nuova videocamera è questa, può fare filmati anche di 70 minuti, ma chiaramente faremo dei tagli per motivi tecnici, comunque è meglio. E continuiamo, cari amici, andiamo. Bene, bene, Mauri, eh? Partiamo! Una volta, dai, partiamo! Scendiamo giù. Quanti siete? Saliamo, andiamo verso le scale, Mauro. Allora, siete? Intanto andiamo verso le scale. Mi vediamo un po'. La credenza! Allora, beh. Qualcosa. Faccio. Chi fa credere senza credenza per un amico è la pazienza. Prendi pure da lì, Mauri, che ci piace fare le riprese megagalattiche. Questa è la credenza. Per la prima volta in assoluto, dopo tanti anni, andremo nuovamente ad aprirla. Chissà cosa ci interrà. Io penso che sia buona. Tu, Mauri, cosa dici? Ma anch'io, si saranno già passati. Apriamo! Tutto le frati. Ce le sono mangiate tardi. Sì, no, ma lì hanno sfondata per me. Cazzarola, hanno lavorato sodo i tardi. E poi Venezia, l'Arlecchino di Venezia. Hanno lavorato sodo qua i tardi. L'Arlecchino di Venezia. Siamo qui! Bene, cari amici, devo dire c'è un po' di polvere. La polvere è qui degli anni, no? Purcucan. Minchia! Siamo qui, siamo andati al teatro, sì. No, siamo qui. Sì, vediamo il terrazzo. Allora, andiamo là al teatro, là in fondo, dove c'è la poi. Allora, dimmi. Il terrazzo di là, ecco, su sotto. Il terrazzo di sotto. Vedete anche il panorama, che il panorama di là. Sì. Benissimo, con Stefano. Se andate là sotto ci sono le sale da pranzo, perfetto. Le cucine, tutte le varie cose. Perfetto, bravissimo. E anche il nostro Stefano, grazie. Che siamo in gruppo. Cari amici, benissimo. Qui allora continuiamo. Sì. Benissimo. È ancora da vedere qua. Sì. Andiamo. Mauri, eccoti. Ma ti tengo il cellulare acceso? Sì.
Allora, cari amici, guardate che panorama spettacolare. Qua stiamo organizzando praticamente la visita, ed ecco che il Mauri si interessava nell'organizzazione della visita. Bene Mauri, inquadrami un attimo, faccio vedere il panorama piemontese. Siamo in Piemonte. E qua appunto, cari amici, il panorama piemontese. Okay. Bene, bene. Ebbene, siamo qua appunto in provincia di Ivrea e c'è questa bellissima terra di montagne, di monti, che praticamente si racconta ai tempi dei dinosauri, che sia Triassico, tutto Giurassico, tutte quelle ere, antiche ere, si racconta che il mare arrivasse fino a qua. E quei monti erano prominenti al mare. Da cosa gli studiosi, però si potrebbe andare fin qua Mauri, così facciamo vedere meglio, da cosa gli studiosi denotano che potrebbero essere monti prominenti il mare? Il fatto proprio che sono addirittura tutti della stessa altezza. È una catena montuosa che ha assolutamente questa stranezza, che è completamente della stessa altezza. Quindi vedete, adesso poi faremo una panoramica. Là c'è un lago, sì, in fondo. E sono monti tutti della stessa altezza. Bene, bene, vado a fare una panoramica. Sì. Ecco, quindi dove si vede che non c'è foschia, vedrete dei monti, vedete quei monti là? Vediamo se riesco. È la prima volta che zoomo. Zoom. Sì, ho zoomato, però poi chiaramente diventa troppo chiaro. E questi sono monti tutti della stessa altezza, vedete? Bene, 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 benissimo. Guarda che... niente, vede, bene, Mauri, le impressioni, sì. Cazzo, bello, bellissimo, ma qui si stava bene, qui si stava bene. Si stava bene, però forse era un po' isolato come posto. Un posto di riposo era isolato, sì, per le persone che... Io ho l'impressione che fosse... fosse troppo isolato. Isolato, sì. Beh, certo, bisogna amare la montagna. Sì, se uno vuole andare in città poi a far qualcosa, è un po' fuori mano. C'è il minimo in città. Cioè, solo per andare in paese bisognava fare chilometri. C'è una bella visuale da qui. Sì. E quindi si continua, cari amici. E siamo a Candia, cari amici. E cari amici, siamo qui a Candia, sui muri delle case ci sono graziosi dipinti e ho raccolto un po' d'acqua. Bertino, ciao, bel gattino. Bel gattino. Vedete, cari amici, quanto è bella la natura? E il gattino. Gattino di Candia. E cari amici, da sopra quella collina lì, vedete? Noi eravamo sopra quella collina, siamo saliti su questa valle e siamo andati all'Urbez su quella collina. Adesso c'è il sentiero natura che ci porta al lago di Candia. E questo magnifico posto... Mauri! Giusto. Adesso andiamo al lago di Candia, eh? Ci andiamo di sicuro. Fantastico. E quindi... dopo il primo pomeriggio all'Urbex
pomeriggio al lago di Candia, 7 di sera al treno, quindi abbiamo tutto il tempo. Abbiamo un po' di tempo, va bene. Bene, bene. Ok. E quindi... Aspetta che ti riprendo io. Amici, vieni pure da lì, perché facciamo vedere questo bellissimo... Questo è il lago di Candia, cari amici. Siamo ormai già in provincia di Torino, quindi provincia di Torino, al lago di Candia. Al 30 di settembre 2018, fantastica giornata perché dopo l'Urbex finalmente andiamo anche un po' al lago e vedremo bello, perché mi pare, mi sa che è un bel lago. Fa vedere Mauri che bellezza. Qua andremo verso il porticciolo del lago, faremo un po' il giro del lago. Mi sembra veramente una cosa gaia, una cosa felice, un bel pomeriggio al lago. E ciao cari amici, a tra poco. E cari amici, Candia, quindi il Canavese, è noto per le sue torri. E le torri sono torri medievali dove nei paesi, come in città, ci si andava a rifugiare nei castelli, nei piccoli paesi ci si andava a rifugiare nelle torri. Nelle torri si facevano tipo questi tarallucci con lo zucchero, proprio di queste zone, quindi in impasto cotti praticamente oppure anche fritti con zucchero e chiaramente si faceva anche un impasto di farina e zucchero o bolliti o fritti o al forno, e così magari si resisteva anche a eventuali assalti. Così sì, ma Mauri, bene, stiamo pilotando un po' la macchinetta. Sì, sì, no, ma io comunque ho preso la, ti sto prendendo, sì, bene, è nuova, stiamo vedendo un po', però come dico io, Mauri, è inutile fare gli zoom, però adesso sì, uno zoom lo faremo, però inquadrerò quindi la zona di Candia dove c'è questa torre, e quindi quando c'erano gli assalti nei paesi, nei momenti nel Medioevo, ci si andava a raccogliere in queste torri, come anche questa torre. Io ho messo il dito davanti perché pensavo di inquadrare così, e in queste zone ci si andava a rifugiare. Quindi bene Mauri, adesso al lago, lago di Candia. Sì, ok, il tempo è un po' così, però andiamo. Prima, ma va benissimo, Mauro. Si rovescia addosso qualche... Va benissimo. E cari amici, a ciliegina sulla torta. Mauro, mi viene così, a ciliegina sulla torta, è venuta adesso. Siamo qua, dove? Al lago di Candia, al lago di Candia Canavese, che somiglia un po' al lago di Varese, volendo, al lago Maggiore. Anche se piccolino, appunto, come il lago di Varese. Benissimo, un rimassaggio barche molto carino, il sole comunque, anche se un po' dietro le nuvole, c'è sempre stato di compagnia, un lago particolarmente bello, un lago praticamente nella valle tra le montagne anche alte, che prende la valle. E prende anche la valle praticamente dei fiumi che scorrono qua vicino. Però qua evidentemente è un lago, io pensavo morenico, però sembra profondo. I laghi profondi in realtà sono di origine glaciale, quindi
il pensiero mio in valle poteva essere quello di un lago morenico, nel senso una chiusa di un fiume, una chiusa naturale, si è chiuso il fiume, si è creato il lago, quello è il lago morenico. Il lago invece, magari di origine glaciale, durante la glaciazione c'era un ghiacciaio e poi si è formato. Però sembra morenico questo lago, ma in effetti, a pensarci bene, lo vedo molto profondo, perché si vede dal colore delle acque. Sì, è profondo. Fa vedere, Mauri, quanto proprio scure le acque, ma naturale, scura sì, naturale. Sì, molto profondo questo lago qua. E la profondità... Ma c'è una chiata. Noi potremmo dire, ma siamo vicino alla costa, com'è che fai a misurare vicino alla costa? Allora, il lago glaciale... Già vicino alla costa sprofonda molto, mentre invece il lago morenico vicino alla costa è molto basso e quindi fa pensare quasi a un lago glaciale. Comunque sia, bello, veramente bello, ci è piaciuto questo posto. Siamo qui appunto al lago di Candia, andiamo pure a vedere da questa parte quanto è bello il posto. E qua al lago di Candia il 30 di settembre del 2018. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, quindi a conclusione di questa bellissima giornata, Mauri. È bello, l'abbiamo scoperto quasi per caso, perché guardando un po' le indicazioni che qua c'era un lago, ci abbiamo pensato su, che poi si vedeva dall'Urbez là in alto, che qui c'era. Sì. E allora abbiamo detto, qui c'è un lago, andiamo a vedere, visto che noi qui sicuramente non ci vedremo. Sarà difficile che ci torneremo, perché è molto lontano da dove viviamo noi, però... Torneremo, Mauri. Vedremo, può darsi più avanti, molto più torneremo, avanti. Torneremo. Intanto dovremo documentare, nell'attesa del treno, dovremo documentare questa... Questo lago fantastico. Si rilassa, sta qui. Sì, sì. Rilassa, il tempo. Guardate, cari amici, sì. Sì, infatti, Mauri, rilassa, bello, è tornato il sole, Mauri. Ci voleva, insomma, una È tornato al il lago. Sole, sì, ci voleva. Perché sì, sempre sì. Uno deve correre per fare l'Urbex, infatti. Giustamente. E quindi il secondo tempo di quest'Urbex è al lago. È al lago, una bella visita qui. Una bellissima giornata che inizia con un Urbex che abbiamo visto e si conclude al lago. E il lago dà questa sensazione... Il rumore delle onde del lago danno pace, serenità, l'aria di lago distende e quindi bellissimo, bellissimo, fantastico posto. Bello, bello. Se capitate da queste parti, Candia, tra Ivrea e Torino, provincia di Torino, venite al lago di Candia Canavese perché è un fantastico posto. Mauri, bene, quindi salutiamo un po'. Magari metto la videocamera sulle scale e salutiamo. Magari la posiziono qua, Mauri. Proviamo a vedere se si vede bene. Sì, si vede fantasticamente, Mauri. Fantastico. Si va giù, si sprofonda. Sì. Sì, cari amici, c'è un avvallamento. Benissimo, al 30 di settembre 2018 abbiamo fatto prima l'Urbex con Stefano Urbex Urban e Albifoto. Adesso Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, vi salutiamo da questo bellissimo posto che abbiamo scoperto tra virgolette, non che siamo gli scopritori, però abbiamo scoperto questo magnifico lago. Sì, per caso. Bellissimo. E c'è il sole in una giornata che sembrava che venisse a piovere. Anche bene, poi l'ultima domenica di settembre. L'ultima domenica di settembre, l'ultimo giorno proprio di settembre. E io al Mauri ho detto per telefono, stavo già viaggiando, e ho detto porta l'ombrello. E il Mauri mi ha detto ma sto viaggiando già io, sono già alla stazione. Non abbiamo portato l'ombrello, sembrava che piovesse, invece bellissima giornata. Giusto. Allora, cari amici, e Mauri, cosa diciamo a questo punto? A questo punto ce l'abbiamo fatta. Io poi naturalmente dico al Mauri
stiamo attenti a... Veramente c'è l'avvallamento, per questo tenevo un po'. Anche stavolta c'è. Anche quando ho detto attenzione facevo anche così perché... No, beh, ma ci sprofonda. No, però si sprofonda proprio, dopo faremo vedere. No, si dischi lì. Allora, cari amici, ce l'abbiamo fatta. Anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Bene, ok. E quindi, cari amici, arte, mettete un like, iscrivetevi se potete, se volete. Gennaro Gelmini e gamba il canale Mauri, di YouTuber Mauri. Urbex Movies Video Attualità, il nuovo canale di YouTuber Mauri, vabbè c'è da un Urbex anno, Movies Misteri Attualità o Misteri? No, Misteri Curiosità. Fa niente. Urbex no, Movies. Allora, cari amici, e iscrivetevi anche al canale Urbex Movies Misteri e Curiosità. Mi raccomando, il nuovo canale, poi lo faremo girare perché è un gran canale. È un canale dedicato agli Urbex, che è un canale dedicato agli solo Urbex, per Urbex, ma aspetta, anche posti belli come anche questo. Posti belli, perché anche le e curiosità vale. Sono queste anche le curiosità. No? Bene Mauri, quindi Gennaro Gelmini, YouTuber Mauri. Ciao a tutti, carissimi. 30 settembre 2018, vi vogliamo tanto bene perché... Questo è il bello della vita. E siete voi che ci date la possibilità anche. Ma poi il bello della vita, stare in un posto come questo è il bello della vita. Sì, appunto. È perché è la gioia della vita, Mauro. Appunto. È la gioia della vita. La gioia della vita è anche godere di queste cose. Infatti. Quando si riesce a godere di queste cose è bellissimo. Giusto. Benissimo. Saluti. E cari amici, l'avvallamento che dicevamo prima e il lago spettacolare di Candia Canavese, fantastico. Ciao amici, a presto. Cari amici, il lago di Candia, troppo bello, eh? La rocca di Candia, è fantastico, bellissimo, la rocca di Candia, è veramente bella. Ok. E vabbè, allora... Niente, con questo... E quindi, benissimo, sì. Salutiamo, siamo... Con questo salutiamo. Zanzare, Mauri, sì, togliamo, benissimo, mettiamoci lì, questa con la bellissima rocca, anche con un po' di zanzare, ok. Porca puttana, ce ne sono milioni. Beh. Ma li faccio, sei tutto mangiato. Allora, guarda che stai bene lì, bene, fermo. Sì. Cari amici, ci è piaciuto anche farvi vedere la racca di Candia, e quindi vi abbiamo mostrato veramente tutto. Era troppo bello qui e ci è piaciuto, cioè, tutta la natura di Candia. Tra l'altro, dicevo al Mauri prima, qui fanno, no, c'è la sede del latte Candia. Mamma mia, sì, è pieno di zanzare, ma guarda, perché... Ma ti aggrediscono, no, proprio. Mauri, è autunno. Prima ormai lasciano le ultime uova, naturalmente. Sì, con il sangue. Sì, lasciano le ultime hanno uova. Ti hanno massacrato in faccia, massacrato. Ma lasciano le ultime uova per la nuova stagione che verrà 2019. Sì, io eviterò di fargliele lasciare. Mi ho seccate tante. Bene, cari amici. Ciao. Ciao a tutti. Però dai, okay. Sì. Quindi, rocca di Candia, bellissima rocca di Candia.
di qua. E poi quest'alberello che ci è piaciuto un sacco da quest'altra parte. Guardate la natura, cari amici, fantastica, eh? E siamo a Candia, cari amici. Bello, il fiume con le chiuse.